e proveremo a ragionare su un progetto di telemedicina che mi piacerebbe molto riuscire a far partire già nel 2024, soprattutto per i pazienti fragili a domicilio. Per quanto riguarda il livello ospedaliero, ripartiamo con i lavori del pronto soccorso che si erano fermati per un problema di inquinamento del suolo, che comunque è stato risolto, mi dicono. Abbiamo proprio l'altro ieri deliberato il progetto esecutivo dell'emodinamica, di cui abbiamo già acquistato le apparecchiature, quindi speriamo anche questa nel 2024, salvo intoppi, perché poi i problemi della realizzazione di queste cose sono sempre legati alla realizzazione strutturale del progetto, che costi, intoppi che si trovano nel tempo e quant'altro. Fondamentalmente stiamo, dopo una prima analisi di un paio di mesi, io sono qui da un paio di mesi, stiamo ripartendo con tutte le progettualità e riprendendo anche alcune cose che erano ferme da un po' di tempo. Devo dire che io ho trovato sia da parte della Regione, la Regione in particolare sta dando un impulso importante a queste progettualità che vi stavo elencando, sia da parte della Regione che dei collaboratori che stanno lavorando su queste progettualità, ho trovato un impegno, diciamo, è un senso di responsabilità particolare, quindi sono abbastanza fiducioso che alcune cose vengano poi, una volta ad esempio riaperto il pronto soccorso dovremo lavorare sul vecchio per trasferire la dialisi, che in questo momento mi dicono i pazienti dializzati è in una postazione abbastanza scomoda per loro, quindi insomma dovremo ragionare anche su questo. Per l'emodinamica, come dicevo, abbiamo già acquistato l'attrezzatura, ieri abbiamo deliberato il progetto esecutivo, che vuol dire che adesso andremo a gara per affidamento dei lavori, e anche su quello sono dei lavori di sistemazione, non è una costruzione ex novo, quindi anche su quello mi hanno detto che entro il 2024 l'emodinamica dovrebbe partire.